Adesso Lorenzo, cambiamo argomento perché ci rechiamo a Tagliacozzo per seguire in maniera diretta, anzi ci presenterai una nuova puntata del coro Venturini.
Allora, eccoci ancora sul palco, ancora qualche minuto di pausa. E ci è venuto a trovare, si è seduta accanto a me Silvia Mazzelli del coro da 32 anni che ancora si chiamava Luigi Venturini e basta, perché ancora non era venuta a mancare la prima maestra e fondatrice Elisa Blasetti. Poi dal 98 è stato aggiunto anche il nome di Elisa Blasetti. Insomma, anche lei una memoria storica, è giovane, ma memoria storica giovane di questo coro. Una volta ero giovane. 32 anni. Adesso sono giovane. Anziana nel coro, sì. Anziana nel coro, ma anagraficamente è ancora giovane. Sì, grazie. Insomma, di solito sbagliamo poco sotto questo punto di vista. Insomma, l'esperienza continua, tanta passione, soprattutto la voglia di migliorare e crescere. Migliorare, crescere e soprattutto la voglia di trasmettere ai più piccoli, sì, di età e più piccoli giovani di folklore, di esperienza, quello che è un bagaglio culturale che ci viene dai nostri nonni, dai nostri avi, da tutta la Jacozzo, ma non solo da Jacozzo, anche l'Abruzzo in genere. Noi siamo andati in giro anche a cercare balli, certo, o canzoni che non siano solo tagliacozzane. Anche in questo caso lo studio è fondamentale, sì, sì, la ricerca forse, la ricerca. Però ecco, quando sono portati da Maria Lidia De Dominicis, la past president, che è stata eccezionale, ha guidato, io sono entrata con lei che ha iniziato ad essere presidente, e ci ha guidato e ci ha fatto apprendere appunto questa amore per la ricerca e per la verità del folklore. Certo. Non, senza travisare, senza tradire quello che è la fonte e portarlo in scena. E siamo andati in giro, siamo andati a Schiavi d'Abruzzo a cercare la spallata, siamo andati ad Anversa a vedere il ballo dell'annodo, siamo andati in giro per l'Abruzzo a cercare queste cose, e ogni volta che andavamo in giro incontravamo i nostri anziani, gli anziani venivano non sono, fuori degli venivano aneddoti, venivano fuori delle storie, cose bellissime. Una che sorta, io dico spesso un termine utilizzato parecchio in questi ultimi anni, una contaminazione positiva, sì, di quella che è la storia, no? Della Infatti tradizione abruzzese. Bello, se non è solo bello prendere dall'antichità, dal passato, trasformarlo e attualizzarlo e metterlo in scena. E è un po' il lavoro che faccio insieme a altri coristi, in particolare per i balli, balli e scene. Che molto vivaci, molto devo dire, vivaci. Stiamo molto vedendo vivaci. Molto questa è una caratteristica proprio del folklore tagliacozzano, di essere, sentirete gli stornelli a dispetto, sentirete le cose che si rilanciavano i maschietti contro le femminucce, che per corteggiarle oppure per prendersi in giro tra di loro, frutto di ricerche fatte da chi ci ha preceduto nel tempo nel coro. Eccola, eccola la fata, che da cielo è calata, che da cielo è venuta, vista d'ore sempre bene. Thank you.
proposito di ricerca, mentre lei parlava, sì, osservavo questo meraviglioso abito, confezionato credo direttamente da lei, oppure? No, no, non sono così brava. Abbiamo la sarta del coro che è corista e cuce anche lei i costumi. No, 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 questo qui è riprodotto sulle figure degli ex voto che sono al santuario della Madonna dell'Oriente. Questo in particolare è settecentesco e indosso una mantiglia che viene proprio dalla Spagna, perché Tagliacozzo, come gran parte dell'Abruzzo, sì, è stato sotto la dominazione aragonese. E sto vedendo anche gli accessori particolari con questa collana in corallo, insomma, non lasciate nulla al caso. Questa è antica, ha ragione. Ecco, lo sto guardando, insomma, sono leggermente appassionato per l'influenza di mia nonna. Ecco. Esatto, da mia zia, una zia che non ha avuto figli. E ha lasciato la collana a mia madre, e mia madre l'ha passata a me quando mi sono sposata, perché Benissimo. Il pezzo di coralli è quello che donava la suocera alla nuora quando entrava nella casa maritale. Io quando mi sono sposata, mamma mi ha passato la collana, non me l'ha passata la suocera perché mi ha fatto altre cose, ma me l'ha passata mamma. Però, insomma, la collana che poi ha lasciato un ricordo enorme, indosso, no? Legata alla famiglia. La indosso con orgoglio quando indosso il costume, perché da quando appunto porto la fede è giusto che ci sia anche la collana. I prossimi indossava la presentosa invece. La presentosa che abbiamo visto spesso in questo tour con i cori abruzzesi. I prossimi 32 anni, Silvia, come li vedi? I prossimi 32 anni nel coro, ovviamente, certo, ovvio, io fino a che avrò voce, che oggi è un po' calante, comunque vabbè. E spero di portare ancora avanti questa cosa, magari con l'aiuto di sempre nuove leve. E magari anche con l'aiuto di quelli che nel tempo hanno fatto parte del coro Venturini di Tagliacozzo, che è sempre un piacere averli quando ci vengono a raccontare di quando erano loro attivi. Noi che siamo attivi adesso ci fa sempre tanto piacere quando ci vengono a raccontare quello che hanno fatto quando io non c'ero, per esempio. Certo, certo. E allora grazie a Silvia Mazzelli per questo racconto dei suoi 32 anni di vita nel coro, ma non solo, perché abbiamo accennato anche alle eredità, no? Ai gioielli, chiamiamoli così, che la sua famiglia ha lasciato in dono per dare un segnale forte, accennato alla fede, al matrimonio. E credo che questa collana passerà, no? Di mano. Io mi auguro che i miei gioielli più belli, ossia i miei figli, possano indossarla. La femmina, continuino anche loro insieme certo, con me. Assolutamente, assolutamente. E allora noi torniamo sul palco, che è questo, però lo facciamo nuovamente tornare più vivo e più movimentato. L'ultima parte musicale, corale, di questo nostro tour, di queste bellissime serate, e poi andremo a conoscere il direttore, la maestra Tortora e il musicista, il fisarmonicista che ha allietato ancora di più questa nostra esperienza. A dopo.